Buongiorno ragazzi e benvenuti in Eternal Car Game Italia. Io sono Matteo, Nick Sclero 85, ormai mi conoscete perché ho fatto già 3 o 4 video. Oggi mi sento abbastanza, diciamo, frizzante. Volevo provare con voi un mazzo molto veloce e molto economico, Skycrag Aggro. Allora, questo mazzo, come vedete, ha una curva molto molto veloce, basata su drop a 1 principalmente, a 2 e per finire con un solo ed esclusivo drop a 4, che oltretutto è un incantesimo rapido che fa 4 danni all'avversario. Le carte sono quasi esclusivamente tutte comuni e non comuni, tranne qualche leggendaria, per esempio Vadius, ma inizialmente potete anche magari sostituirla. Direi che come deck, per chi ha già una concezione dell'aggro, chi piace attaccare più velocemente nei primi turni, sicuramente è un deck che fa il caso vostro. Quindi seguite un attimo, facciamo due partite rapide. Questa lista qui l'ho fatta, diciamo, in base un po' al metagame attuale, aggiungendo carte come Contraccolpo, che fondamentalmente potrebbero anche, diciamo, non essere giocate. Però adesso lasciamo perdere la lista in particolare, ma comunque vediamo un attimo cosa il mazzo intende fare all'interno di una partita. Allora, Skycrag Aggro, gioca. Diamo un attimo alcune dinamiche. Il mazzo è molto molto semplice, quindi potete tranquillamente, diciamo, imparare nell'immediato. La mano iniziale è, diciamo, tenibile, quindi noi manteniamo. Abbiamo solo carte a umana, quindi questa partenza è sicuramente molto veloce. Allora, tra le due, tra Piro Guerriera e Oniroin, ovviamente si fa Oniroin. Perché? Perché ha grido di battaglia. Il grido di battaglia aumenta la prossima unità o weapon del mazzo, o unità o arma, insomma, quindi è chiaro che è importante. Abbiamo pescato lo Yeti. Purtroppo lo Yeti non possiamo farlo con carica, perché se facciamo doppio rosso non abbiamo il blu, se facciamo blu non abbiamo doppio rosso, quindi facciamo altro che attaccare con il Ronin e fare la Piro Guerriera. Perché Piro Guerriera? Perché il giro dopo possiamo fare il campione con carica e tenerci aperti per una torcia per l'eventuale, diciamo, creatura dell'avversario. In questo caso la creatura ha Egida, quindi non possiamo fare niente. Ok, però questo è interessante sicuramente, perché andremo ad attaccare con tutte le nostre creature. Se lui scambia, noi comunque siamo contenti, e comunque è una creatura che a noi ci dà fastidio. E ok, quello aveva annientamento, quindi ovviamente i due danni sono trapassati. Vediamo un po'. Sicuramente una carta che ci dà fastidio, però che in questo momento risolviamo con un perma forse, quindi lo sparo ce lo lasciamo per un futuro target magari. Ah, scusate. Ok, quindi queste due attaccano. Vedete, attacchiamo praticamente sempre e facciamo un fuorilegge di Rakano potenziato, come abbiamo visto, dicevo inizialmente, ovviamente potenza da Oniroin, che in questo momento è silenziato da Valkyria in questione. Il nostro amico fa un'altra paladina e un'altra ancora, solo paladine, e vabbè. La torcia ci facciamo niente, iniziamo il turno. Perfetto, in questo momento potremmo tirare un permafrost e una torcia su un barante, ma sinceramente mi sembra un'ipotesi abbastanza imbarazzante, anche perché poi il 4-4 quick draw attacca gli altri due pure, quindi amico mio, tieni, lui bloccherà sicuramente Piro Guerriera per paura di un potenziamento successivo, probabilmente prenderà il resto per poter attaccare. Invece fa due blocchi addirittura. Vabbè, a me mi sta bene. Ok, stai a 7 in allegria. Io ho fatto Warcry, c'ho una torcia a mano, passo. Eccolo qui, 4-3-7 sulla carta.
sulla carta. Ah, beh, quello Natale. Ecco, noi amici adesso facciamo questa bellissima mossa, attacco, su lui fa doppio blocco. Se lui non blocca, noi vinciamo. Se lui fa doppio blocco, perde tutte le creature. Sembra una situazione abbastanza agile per lui. Amico mio, non ti vedo bene. Ehi! Eccolo qui, il fantastico Champ, che non c'è. Invece, attenzione, pensiamo un altro po'. E facciamo un Champ Block, veramente incredibile questa mossa da parte del nostro avversario, che si vede un Badius gigantesco cadere a terra e inizia sinceramente ad essere preoccupato di ciò che accadrà nel turno successivo. Ah, sto facendo anche un video, insomma, un pochettino di rispetto, no? Se non sai quello che devi fare, adesso ci concedi la partita, tanto è la fine che fai, e ne facciamo un'altra, no? Niente. E vabbè. Ma sì, dai. Ecco, questa è quella, la mossa proprio bella. E passi, certo, no, sicuramente può essere una mossa interessante. Guarda, io alla fine del turno ti faccio 3 danni sul grugno. Poi guarda, dai, lo vedi? Poteva concedere prima. Va bene ragazzi, con questo vi saluto, vi ringrazio come sempre, e se volete mettere like, seguirci, posteremo sempre dei contenuti interessanti e spesso divertenti. Buona giornata a tutti. Ciao ciao!